Rimaniamo in Campania, oggi percorrendo una tratta ferroviaria che è una vera e propria opera d'arte di ingegneria ferroviaria, la Avellino Rocchetta Sant'Antonio. Ferrovia che congiunge tre regioni, la Campania con la Puglia, passando dalla Basilicata, conosciuta anche come la Ferrovia delle Sanctis perché la volle, la immaginò e soprattutto ne propugnò la costruzione l'illustre politico e scrittore, nativo appunto di Morra, che poi divenne Morra de Sanctis e a una piccola stazione ubicata circa alla metà del percorso della ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio. La progettazione della Ferrovia dell'Irpinia fu eseguita dalla Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo in tre tempi. Il primo tratto fu quello tra Rocchetta e Monteverde nel 1892, provenendo dall'attuale Puglia. Seguì il tratto tra Avellino e Paternopoli nel 1893. L'esercizio con trazione a vapore fu avviato con tre coppie giornalieri di treni misti merci viaggiatori. Anche se la tratta è sempre rimasta confinata ad un trasporto locale modesto sia per viaggiatori che per movimentazione di merci. Tempi di percorrenza dilatati, mancanza di collegamenti e distanza dalle stazioni ai piccoli borghi arroccati lungo le pendici dei monti circostanti. Nella storia dell'Avellino Rocchetta Sant'Antonio dobbiamo ricordare due momenti storici importantissimi. I danneggiamenti provocati dai bombardamenti alleati nel corso della Seconda Guerra Mondiale e il terribile sisma che colpì l'Irpinia nel 1980, causando gravi danni alla nostra ferrovia, soprattutto ai fabbricati viaggiatori e merci che risalivano alla costruzione della fine dell'Ottocento. Il servizio ferroviario riprese solo nel 1982, a valle della modifica di tracciato nel territorio di Conza e soprattutto l'innesto nella nuova stazione ferroviaria di Avellino. Il servizio è continuato per circa 20 anni, in maniera molto residuale per un traffico di studenti e soprattutto in assenza di utili coincidenze ad Avellino in direzione di Napoli. Con l'entrata in vigore dell'orario invernale il 12 dicembre 2010, il traffico ferroviario del trasporto pubblico locale è cessato definitivamente. La rinascita turistica della ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio inizia il 22 agosto del 2016, quando il primo treno storico entra nel tratto pugliese, provenendo da Foggia, attestandosi a Conza via Rocchetta-Sant'Antonio. Da lì le opere di recupero del tracciato e dei manufatti della tratta sono continuate fino al maggio del 2018, quando tutta la tratta, da Avellino fino a Rocchetta Sant'Antonio, ha potuto essere restituita alla sua originaria funzione ferroviaria. Oggi al servizio di un turismo intelligente, colto, direi amante dell'olio e del vino, come sono i territori tipicamente attraversati dalla ferrovia che il De Sanctis volle e realizzò.